avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery, in cui vorrei farvi notare che io qualche giorno fa ero un pazzito che non mi ricordavo dove stavano i taccuini, eccetera, basandomi sugli animali, ed eccoli qua, sono tutti qui. Sette taccuini blu. Me ne servono molti di più perché dovrei andare avanti con altre quest, ma non è questo il momento. Cioè, in realtà dovrei assolutamente andare da mangiare al Testral. Questo va fatto immediatamente e sicuramente perché bisogna finalmente. Mi sto avvicinando sempre di più a fare la quest con Hagrid, che mi serve questa bestia immonda che prima non potevo vedere, adesso purtroppo possiamo vedere. E sarebbe stato bello che nel gioco potevamo adottarlo ma non vederlo, fin tanto che non succedeva una cosa che purtroppo è successa. Se voi mi seguite da tanto lo sapete, perché sapete quel che è successo qualche capitolo fa, altrimenti se sei nuovo vai subitissimo a vedere tutti i video o comunque gli ultimi per andare a scoprire qual è questa cosa tragica che è successa. Ma ragazzi, oggi dobbiamo andare avanti, intanto a prendermi tutte queste cose che ho fatto. Oh ragazzi, accidenti, c'è un taccuino d'oro. Mi toccherà fare 8 stelle qua, eh. Chissà se con questo campo da 15 almeno 5 ce le dà. Che poi c'è un boccino qua da prendere, inutilissimo. Poi le altre 3 ci penso io a fare, tanto ho da fare le lezioni del capitolo che ancora non ho fatto, quindi insomma vado a prendere tutte quelle cose perché quel taccuino d'oro è veramente raro. È proprio raro, eh? Chi ha capito la citazione me lo dica qua sotto nei commenti. Ma ragazzi, eccoci qua, siamo pronti, prontissimi a allenarci con Orion. Sono pronto a imparare qualcosa di nuovo. Quale manovra mi insegnerai? Sicuramente non ci sarà una manovra, ne sono sicuro, perché lui è un parolaio, sapete com'è Orion. Una nuova manovra, una totalmente inaspettata. Prendi. Cosa? Una mazza? Come me la se... Aia, quasi, mi hai quasi detto in testa, figlio della... Ora. Restituiscimela. Tipo lo scambio della mazza in aria? Ok, cosa serve nel caso che un battitore perda la mazza e gli serva di qualcun altro? Cioè, però poi quell'altro non c'ha la mazza, non capisco. Va bene, allora. Ok, beh, sì, la grafica potrebbe migliorare, però. Hai capito? Sì, ma non ne capisco il senso. Questa sarebbe la nuova manovra? Lanciare la mia mazza? Passarla ai tuoi compagni di squadra. Ci eserciteremo a passare la mazza prima di allenarci come squadra. E forse così impareremo un'altra lezione nel nostro viaggio. Non so, ragazzi. Se io dessi a Orion una voce più o meno russa, però russo non lo so perché già era Bill, però no, dai, c'era già Bill russo, dai, non facciamo certe cose. Ragazzi, 5 stelline, speriamo che valgano per le missioni giornaliere perché... Vediamo un po' cosa c'è da dirci Orion. Lascia che sia la mazza a scegliere la sua destinazione e mi sono incartavetrato, quindi boh. Orion dice che c'è una lezione dentro questa lezione. Sì, non fidarti mai del capitano. Siamo dei battitori, siamo tutti cacciatori, siamo una squadra. Sì, ok che chiunque può fare qualcosa, però posso lanciare la mia mazza a un avversario? Temo sarebbe un fallo, credo, non ho letto. Quando passi la mazza, dimostri di avere profonda fiducia nel tuo compagno. Sì, perché io poi sono indifeso e non posso difendere gli altri, in teoria. Qualcuno ha chiamato questa manovra mazzata? Se era una battuta, era pessima, Rocky, veramente pessima. Avanti e indietro, colpisci una volta e poi ancora. Mi è stato detto di non lanciare pesanti oggetti di legno. Chi l'ha detto? Non mi risulta. E comunque sì, non si devono lanciare. Un battitore senza mazza non è un battitore. E allora perché la devo lanciare? E se il mio compagno di squadra non riuscisse a acchiappare la mazza? E quella cadrebbe per terra? E basterebbe andare giù e prenderla? Non capisco. Tra l'altro, ragazzi, nel 15 non si può atterrare.
Se si atterra, presumo che si venga squalificati. Non so questa regola esatta del 15. Se qualcuno è più ferrato nelle regole, me lo faccia sapere qua sotto. Sono curioso. Lascia che sia la mazza a scegliere la sua destinazione. Sceglierà saggiamente. Ecco da qui quella parola che non avevo fatto prima. Orion dice che siamo. Ok, stai, abbiamo già letto, ragazzi, mi sa che abbiamo letto tutto. Posso lanciare la mia mazza a un avversario? Temo sarebbe un fallo. Beh, dipende, se gliela lanci in testa, sì. Se non gliela lanci in testa, non lo so. Ma ragazzi, abbiamo preso tutto, quindi andiamo a sbrigarci qua, a fare tutto quanto. Del mentre vi chiedo di lasciare un mi piace qua sotto al video per supportare questo mio canale potteriano. Ed eccoci qua. Raccogliamo le stelline, 5 punti della casa, molto interessante, e andiamo avanti in questa fantastica avventura. Il momento è giunto, permetti alla tua mazza di solcare i cieli come noi. Ok, quindi c'è un allenamento da fare, non sto capendo. Ok, aiuto, aiuto! Lui non ha la mazza, perché lui non ha la mazza, e quindi arrivo io. Oh, prendi la mazza! In testa, diamogliela in testa. No, non gliela abbiamo data in testa. Peccato. Sarebbe stato divertente se l'avessimo data in testa. Ben fatto, Rocky. Dimmi, hai capito quale lezione possiamo imparare da questa manovra? Allora, condividere la gloria, migliorare la mira, lavorare come una squadra. Bella domanda. Direi che la cosa più utile è lavorare come una squadra, perché migliorare la mira, sì, è vero, abbiamo migliorato la mira, però. Ok. Condividere la gloria con qualcun altro, sì, però, cioè, non è che c'è tanta gloria nel buttare fuori un bolide. Sì, ok, wow, guarda che bravo che è stato, però penso che la parte migliore sia questa. Fatemi sapere voi cosa avete scelto, perché sono molto curioso. Sì, che il lavoro di squadra funziona? Che posso contare sui miei compagni. Sì, la tua forza risiede nei tuoi compagni di squadra e la nostra forza risiede in te. Senza coesione, la nostra squadra crollerà. Il ragazzo dal volto dipinto mi ha detto che la rivalità fra compagni di squadra può essere una cosa positiva. Beh, sì, a spronarti ad andare avanti, non a faccio tutto io, però La competizione amichevole ha un suo perché, ma il più grande avversario di un giocatore di Quidditch è se stesso. Sempre filosofico comunque, Orion, eh? Nel condividere la tua mazza, tu condividi la tua responsabilità come battitore. In questo modo unisci la squadra. Avremo bisogno di quella coesione nella nostra partita contro Tasso Rosso. Ragazzi, si dice Tasso Rosso, non Tasso Frasso. Accidenti, mamma, mamma, mao. Potrai dimostrare questa coesione, la tua manovra, nuova manovra durante i nostri imminenti allenamenti di Quidditch. E ragazzi, fatemi sapere come stanno andando. Mamma, mamma, mao. E qui c'è subito da fare una cosa molto importante. Impara la nuova manovra. Andiamo subitissimo a farla. Ci siamo presi 5 stelline su 8. Perfetto. Ragazzi, andiamo subitissimo. Però posso giocare anche. Ah no, ok, posso giocare solo come battitore. Cioè, possibile, posso giocare come cacciatore? Eh no. Ma ragazzi, eccoci qua. Siamo prontissimi a fare questa partita di allenamento. Vediamo un po' se c'è la nostra mitica Penny. Non c'è Penny, sono molto triste. Questa partita andrà veramente male. Malissimo, me lo sento. È una giornata meravigliosa per un amichevole di Quidditch, con una probabilità del 98,3% di emozioni incredibili, ma da boom sta per dare via la partita. Entrambe le squadre sembrano non vedere l'ora di darci dentro. A proposito di Quidditch e di Harry Potter, ragazzi, vi ricordo che c'è la maratona di Harry Potter lunedì e martedì su Italia 1 e che noi la commentiamo tutte le sere, insomma, quando c'è sul mio gruppo, i Pixelini. Vi lascio qua sotto in descrizione il gruppo se volete unirvi a noi. Siete il benvenuti. Balboa inizia l'incontro in posizione difensiva, guardia del cacciatore e della pluffa. Un bolide ruota di collisione. Tocca a Balboa proteggere il cacciatore. Wihi! Il cacciatore sembra Murphy. Babadabu! Aspettate. Ce la posso fare a fare 3 perfetto, un perfetto, due. Ah, fandomo, eh? Cioè, veramente? Ma davvero? E vabbè. E portato via il bolide e noi abbiamo fatto gol. Balboa ha deviato il bolide permettendo al cacciatore di segnare. Il gol vale 10 punti.
Mamma. Un bolide ha preso di mira il cercatore. Questa è proprio una partita emozionante. Nessun battitore è riuscito a raggiungere in tempo il cercatore, ma Balboa ha un'altra strategia in mente. Vediamo un po' qual è il. Ma no, avevamo quasi preso il boccino, aveva quasi preso. Ehi, prendi questo, fai cose. Ah, ok, la possiamo dare anche al cercatore. Quindi il cercatore fa tutto quel che vuole, insomma, fa cosa il cercatore? Fa il battitore, il cercatore, fa tutto quanto, ma sì. Noi lanciamo la mazza, lui fa questo, e tra l'altro è sempre Orion, sembra sempre lui, il solito personaggio. E il cercatore respinge il bolide con la mazza di Balboa. Questo gioco di squadra riuscirà sicuramente a conquistare la partita. Io non vorrei dire, ma abbiamo avuto il tempo di prendere la mazza, lanciarla a lui, e quindi avevamo anche il tempo di prendere, arrivare lì e farlo noi, cioè, proprio. Ma vabbè, non ci stiamo a preoccupare. Il cercatore avversario ha visto il boccino. Questo potrebbe ribaltare la probabilità di concludere l'incontro. A meno che Balboa non riesca a fermare la ricerca del cercatore con un bolide strategico. E certo, io faccio tutto, il bolide arriva proprio dove sono io e patapunfete. Patapunfete. Ah, cavolo. Patapunfete. E patapunfete. Quasi, non ci lamentiamo. Due perfetti. L'abbiamo preso in pieno e abbiamo fatto anche un malissimo. In teoria sarebbe anche andato a sbattere contro gli spalti, ma vabbè. Il bolide di Balboa ha colpito il cercatore avversario, impedendo la cattura del boccino e salvando la squadra. Due Dopo una partita magnifica, la squadra di Balboa ha trionfato. Sono questi i momenti più belli del Quidditch. Mamma, o me ne vado sempre col tipo e non più in braccio, peccato. Ma ragazzi, raccogliamo queste cose, 3 punti della casa. Mamma. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ed eccoci qua. Abbiamo fatto anche la nuova manovra e siamo pronti nella prossima puntata a raggiungere in cortile Andre. Dobbiamo aggiornarci. Aggiornarci di cosa? Non lo so. Ma ragazzi, prima di concludere l'episodio, vi faccio vedere una cosa molto veloce. E la cosa che volevo farvi vedere è molto semplicemente, io che faccio le altre 5 stelline, completiamo la pozioncina, che poi in realtà è la preparazione della lezione del capitolo, che devo fare ancora un bel po' di casino, il lavoro, eccetera, solo e soltanto per guadagnare quel bellissimo taccuino dorato che mi serve un sacco. E ragazzi, vorrei farvi anche notare che, essendo che non c'è più Rowan accanto a noi, e qua a sinistra, al posto di Rowan, abbiamo Liz. Quindi Liz ha preso il posto, purtroppo, di Rowan. Che tristezza, ragazzi. Abbiamo sbloccato altre 5 stelline di questo, 10 puntozzi della casa, ma soprattutto un taccuino d'oro. Ah, che potenza. Mamma, qui non abbiamo ancora il. Abbiamo preso. Sì, abbiamo superato i 25. 4. Taccuini blu, laggiù in fondo, ma non ce la farò mai perché c'è 10 punti qua, devo fare ancora 1, 2, 3 lezioni obbligatorie, quindi 10, 20, 30, più le altre 2, 50, arrivo a 50, quindi arrivo forse a quelli marroni, arrivo, no, non ci siamo più, sì, qua lo so che siamo arrivati qua, ma ragazzi possiamo concludere questo video, quindi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata di Potterquest Mystery, mentre andiamo a far lavorare questo elfetto che non fa mai un tubo dalla mattina alla sera. Direi che per oggi è tutto, mi raccomando di lasciare un mi piace per supportare la crescita del canale, farmi portare più iscritti, più gente che si potrebbe divertire con noi, insieme a noi, con tutti i pixelini. Mi raccomando di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per non perdervi tutti i video che escono tutti da lunedì al venerdì alle 13. O comunque venite su Instagram nelle storie tutti i giorni, metto la programmazione giornaliera per far sì che non vi perdete più nessun video. Ma la campanella è sempre il posto migliore per guadagnare le notifiche. Per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati,
Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!